Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha ribadito di non essere intenzionato a ritirare le dimissioni da commissario straordinario per Expo 2015. Ieri in una nota il premier Monti aveva annunciato la costituzione di un super pool, confermando però la decisione di non concedere la deroga al patto di stabilità per l'esposizione universale. Si è tenuto questa mattina al BIE di Parigi l'incontro per Expo 2015 a poche ore dallo strappo del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Ufficialmente non ci sono state reazioni alle dimissioni di Pisapia da commissario, ha fatto sapere il presidente lombardo Formigoni. L'ipotesi di una quotazione di SEA in borsa è un'istigazione al suicidio, secondo l'assessore al bilancio del comune di Milano Bruno Tabacci. La borsa, ha detto Tabacci a margine di un convegno, è da prendere con le pinze. Una conferma della volontà del comune di Milano di vendere la società aeroportuale attraverso un bando. Manca ancora l'accordo all'interno della maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino sul bilancio. Il PD chiede al sindaco di rivedere l'IMU sulle seconde case affittate, sugli artigiani e sui negozi di vicinato. È stata approvata ieri a Palazzo Marino la tassa di soggiorno per i turisti che pernotteranno negli alberghi milanesi. Dal 1 settembre gli ospiti pagheranno un euro a stella fino a un massimo di 5, confermate le esenzioni per i residenti, i minori di 18 anni, i giovani fino a 25 anni che pernottano negli ostelli e i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie di Milano e provincia. 200 multe da 8 euro è il bilancio del primo giorno con i tornelli anche in uscita in 4 fermate della metropolitana milanese. La sperimentazione avviata in Duomo, Pagano, Amendola e Loreto sarà estesa presto anche alla linea 2 e alla linea 3. Era stato scoperto dalla moglie il notaio Vincenzo Ialenti, di 46 anni, che ieri ha ucciso l'amante, una giovane lettone di 29 anni, prima di suicidarsi. Prima di sparare i due colpi di pistola, il notaio aveva scritto una lettera. Alla base del gesto, la doppia relazione. L'accordo per il passaggio di Thiago Silva al Paris Saint-Germain potrebbe essere una questione di ore. Adriano Galliani è atteso negli uffici del club parigino per discutere della cessione. L'accordo potrebbe essere raggiunto a quota 40 milioni di euro più una decina legati ai bonus. Thiago Silva raddoppierà il suo ingaggio.